simbolo usato per la densità superficiale? Lambda. Meglio usare un altro simbolo. Usiamo lambda per la densità lineare. Cioè, questa è un po' la convenzione. Infatti mi sono accorto guardando gli appunti che il simbolo più appropriato, perché è quello che poi useremo, lambda è la densità lineare, sigma è la densità superficiale, che è quello che è più appropriato per questo. Quindi perdonatemi. E poi se uno parla di densità volumetrica usa il simbolo rho. Questi sono i simboli che useremo anche nella seconda parte del corso, quindi queste densità volumetriche, di volume, diciamo. Quindi densità di linea, di superficie e di volume o volumetrica, per usare lo stesso italiano. Quindi questo ha le dimensioni di una massa alla lunghezza, questo ha le dimensioni di una massa per area, quindi per una lunghezza alla meno 2, e questa ha dimensioni una massa diviso un volume. Quindi il sistema intenzionale, questo è in chilogrammi al metro, questo è in chilogrammi al metro quadro, questo è in chilogrammi al metro cubo. Quindi la sigma di questo caratterizza la piastra dalla quale avete scavato, quindi se è di alluminio avrà un certo valore, se è piombo avrà un altro valore, se è legno un altro. L'importante è che sia omogeneo, abbiamo capito cosa intendo. E quindi la sigma per un dato esercizio, per questo disco qua, se il raggio è R, se è la massa complessiva del disco, è uguale alla massa del disco diviso l'area, che è quindi pi greco R quadro. Allora, l'idea è di calcolare il momento inerzia di questo disco. Rispetto a quale asse? L'asse che mi interessa è l'asse che è perpendicolare al piano del disco e passa per il centro. Quindi, se questo è il vostro disco, visto un po' prospetticamente, questo è l'asse rispetto alla quale voglio che si calcoli il momento di inerzia, quindi l'asse di simmetria, però che è perpendicolare al piano del disco e passa per il centro. Quindi quello che si fa è di dividere il disco in corone circolari. Vi spiglia, no? Una corona circolare, e la corona circolare la facciamo di raggio, usiamo il simbolo R, e di raggio interno R, e lo spessore della corona circolare la indichiamo che so con delta R, e avremo tante corone circolari, quindi non tutte necessariamente hanno lo stesso spessore delta RI. Questa corona circolare è liesima, quindi liesima corona circolare ha uno spessore, se la parola è corretta, spessore, sì, possiamo intendere spessore, delta RI, e ha un raggio, e ha la distanza dall'asse. Come misuriamo la distanza? Visto che è uno spessore finito, possiamo metterci a litigare su come definire la distanza di questa corona circolare dall'asse? No, non deve litigare, tanto stiamo solo facendo stime. Poi faremo stime migliori e vedremo che i nostri disaccordi tenderanno a sparire. Quindi, per esempio, indico la distanza, comunque io decida di misurare la distanza dell'iesima corona circolare dall'asse rispetto al quale sto misurando il momento di inerzia, indico con RI, avrò R1, R2, RN, questa è la RIesima. In questo disegno io sto usando la distanza interna, potresti usare la distanza esterna, potresti usare la distanza dal centro, dal centro della corona circolare, cioè da un punto che è qui, indicata con RI. Quindi il momento di inerzia di questo disco, la stima, sarà la somma dei contributi delle varie corone circolari, quindi
avete i corone circolari, che va da 1 a n, quindi questo è il contributo dell'iesima corona circolare. Qui si tratta di scrivere questo qui, chi è il contributo dell'iesima corona circolare e la massa dell'iesima corona circolare per la sua distanza dall'asse rispetto al quale misuriamo chiaramente questo è la parte dove ci si mette d'accordo, dove ci si litiga, ma questo è il punto che dobbiamo discutere. Questo io lo sto misurando dall'interno, fate quel cazzo che volete per come misurarlo, tanto le nostre differenze tenderanno a zero. Questo invece è il punto che va un po' un attimino discusso. Questo è la massa dell'iesima corona circolare. Se sento un altro rumore un po' eccessivo, cancello e vado avanti col programma e ve lo lascio. Mi sono stufato, ok? Ai miei tempi i docenti facevano così. Quando gli studenti erano sotto controllo, dicevano: programma svolto. Devo farlo anch'io? Dai! La massa dell'iesima corona circolare cos'è? Beh, è sigma, che è la densità superficiale, quindi cambiate gli appunti, quel simbolo che avevo usato il giorno scorso era inappropriato, la densità superficiale sigma per l'area dell'iesima corona circolare. Quindi qual è l'area della corona circolare? Allora uno potrebbe dire, se questa è la corona circolare, che avrà un raggio interno e un raggio esterno, quindi il raggio interno magari lo indichiamo con RI e lo spessore lo chiamiamo delta R, facciamo così, R interno, perché tanto basta mettere un pedice e avrò qualsiasi corona. L'area di una corona cos'è? Ovviamente graficamente è l'area che è qui, no? Questa è l'area che stiamo cercando di calcolare. Allora, in modo molto ingenuo potrebbe dire, anzi facciamo il modo corretto, facciamo il modo ingenuo, poi usiamo le derivate. Allora, uno fa l'area di una ruota grande di raggio R più delta R meno l'area di del disco interno di raggio R. Quindi fa pi greco R più delta R al quadrato, questo è l'area del disco di raggio da qua fino a qua, meno l'area del disco interno. Ok? Ovviamente pi greco dappertutto, siamo accantonati. Poi hai il problema di svolgere questo. Facciamo tutti i passaggi. Questo lo svolge un prodotto notevole, quindi R qua, due volte R più delta R al quadrato meno R quadrato, ovviamente questo R quadro e questo R quadro vanno via. E vi rimane pi greco quindi. Questa è l'area della corona circolare. Visto che è un'area piccola, perché questo è un numero piccolo, forse è il caso di mettere questo per farci ricordare che è un incremento di area, cioè io parto da un disco di raggio R e incremento il suo raggio, quindi l'area di quanto è incrementato, qual è la variazione dell'area. Come vedete la variazione dell'area è uguale alla somma dei due pezzi, cioè questo e questo. È ovvio che nella misura in cui delta R, siccome poi noi faremo tante corone circolari, cioè faremo crescere il numero delle corone circolari a un numero arbitrariamente grande, faremo ogni corona circolare sempre più sottile, in realtà questo delta R sarà per noi un infinitesimo, cioè la faremo diventare arbitrariamente piccolo. È chiaro che questo diventerà un infinitesimo, perché l'area che è qui tenderà a diventare arbitrariamente piccolo. Ma vedete che l'infinitesimo area è la somma dei due pezzi, di questo e di questo. Ma questi qua sono infinitesimi che hanno un processo, per il momento non lo sono, sono degli incrementi. Questo è l'incremento di area, questo è un contributo e questo è un contributo. Ma nel limite che delta R tende a zero,
questi hanno un tasso di andare a zero diverso. Questo diremo che è un infinitesimo quando delta R tenderà a zero, quando delta R diventerà un infinitesimo. Questo è un infinitesimo d'ordine superiore a questo. Perché? Perché quando delta R è piccolo, immaginate che so un decimo, delta R al quadrato è 1 su 100, cioè al quadrato questo. Quindi questo qui, va, questo termine qua, va molto più rapidamente di questo. Ok? Quindi nel limite che delta R tende a zero, diciamo così, non voglio ancora parlare di infinitesimi, dovete solo per il momento, perché forse è un concetto che alcuni di voi non hanno ben digerito, sono costretto a farlo, ma voglio darvi un minimo di modo di ragionare prima di usare il linguaggio dei matematici. Questo è il calcolo dell'area della corona circolare. Dato una corona circolare di raggio interno R e di spessore delta R, questo è l'area della corona circolare. Siccome noi vogliamo fare corone circolari sempre più sottili, noi possiamo fare una stima. Cioè, questa area qua è circa uguale quando delta R è piccolo, non sto parlando di fritti, sto senso. Tra questi due termini, questo sarà più piccolo di questo. Quindi questo è il termine che domina. Quindi l'area della corona circolare è circa uguale a questo. Commetto un errore, perché non sto includendo questo termine. Ma questo termine è molto più piccolo di questo. Quindi trascurandolo, sto sì commettendo un errore, ma un errore gestibile. Anche perché poi io farò sempre più corone circolare. Con corona circolare, con delta R sempre più piccoli, quindi che l'errore che commetto diventa sempre più piccolo. E nel limite che farò un numero arbitrariamente grande, cioè faccio tendere il numero delle corone circolari all'infinito, l'errore che commetto diventa arbitrariamente piccolo. Quindi questa è un'ottima stima, e proprio nella strategia del calcolo dell'inerzia mi sta bene, perché quando farò n che tende all'infinito, questo errore che commetto diventa arbitrariamente piccolo. Quindi questa qua è la mia stima dell'area della corona circolare, quella che userò qui, quello che uso qui. Quindi io faccio la stima, tanto sono tutte stime queste. La stima della massa della corona circolare è la densità di superficie per l'area della corona circolare, e l'area della corona circolare la stimo così. Quindi ho sigma per 2pi greco, questo è la iesima corona circolare, quindi avrà il suo raggio RI, e la iesima corona circolare ha il suo spessore delta RI. Quindi questa è la mia stima, d'accordo? È quello che uso qui. Quindi mettiamo i pezzi assieme. Modo che farebbe, mettiamo i pezzi assieme, quindi li metto qui, quindi ho la somma, vado sulle corone circolari, quindi ho la massa, che è questo pezzo qui, quindi ho la sigma 2pi greco RI delta RI, questa qua è la massa, è la mia stima della massa della corona circolare, per RI al quadrato, ok? Questa è la mia stima, va bene? Ovviamente a questo punto si va avanti molto rapidamente. Prima di farlo voglio che sia chiaro uno dei quasi matematici. Come faccio a stimare se questo è il disco di R, di raggio R? Qual è l'area della corona circolare? Ecco come farebbe un matematico. Non farebbe l'area grande meno l'area interna e poi ragionerebbe su cosa succede per delta R, per delta R che tende a zero. Quello è il modo così, un po' sportivo. Ecco cosa farebbe un matematico. Qual è la corona circolare? Cosa devo usare? Farebbe così. L'area di una ruota, di un disco, come dipende da R? Cioè qual è la funzione? Tutti sanno che è pi greco R quadro.
E quindi qual è la derivata dell'area rispetto al raggio? Cioè se io cambio il raggio, come mi cambia l'area? E poi cosa fa il matematico? Qual è il differenziale dell'area? Cioè quando vario, quando faccio diventare R un differenziale, quando faccio delta R diventare un differenziale, cioè arbitrariamente piccolo, anche la variazione dell'area è arbitrariamente piccola. E qual è il differenziale? Il matematico prende questa equazione e fa così. Queste due equazioni ovviamente sono strettamente imparentate, non vi pare? Formalmente questa qua, non ditelo mai a voce alta, ditela nella vostra testa, come faccio a passare da questa a questa? Moltiplicate ambo i lati per delta R, no? Fate delta R, BR, poi si cancella. Quindi il passaggio quindi è banale, è uno dei motivi per cui questa notazione è stata inventata. Questa notazione è stata inventata proprio per permettere allo studente di fare questi passaggi formalmente a colpo d'occhio. Ed eccolo qui, non vi pare? Il differenziale dell'area è 2π r per il differenziale del raggio. Ed è quello che abbiamo usato, 2π r per r. Ok? Fate quello che volete per ricavare questo, o invocarlo all'orale, questo è il modo più elegante. Qual è il differenziale dell'area? Allora questo diventa la variazione dell'area, e questa qui, circa, questo è una stima della variazione, questo è esatto dal punto di vista del linguaggio dei differenziali, questi non sono differenziali, questa è una variazione finita, questa è una stima, circa uguale, e nel limite che delta r diventi arbitrariamente piccolo, questa equazione diventa questa, va bene, non dico altro. Andiamo avanti perché i passaggi ormai sono banali, potrei lasciarveli. Guardate quella sommatoria. C'ho la somma di tanti addendi che hanno in comune qualcosa. Cosa hanno in comune? Hanno in comune sigma 2π e 2π, quindi quel sigma 2π, proprietà distributiva, può essere accantonata fuori dalla sommatoria, quindi avete sigma 2π per la sommatoria di i da 1 a n, cioè state sommando sul numero delle strisce, e avete, guardate cosa c'è sotto la sommatoria, cosa viene lasciato, ragazzi, cosa c'è? Cosa c'è? Qui, qua, qua. Separatevi se non riuscite a controllarvi, se vi fate ridere l'un l'altro, separatevi, uno qua, uno là, devo separarvi come si fa nella prima elementare, dai! Siete adulti e vaccinati, si scoppia una guerra, andate a combattere, voterete. Guardate cosa rimane sotto. D'accordo? Adesso cosa facciamo? Adesso facciamo tendere il numero delle strisce. Scrivo qua il numero delle corone circolari, prendiamo, facciamo diventare arbitrariamente numerose, e poi facciamo diventare la larghezza, se si può così dire così, delle corone circolari, la più grande, no? La più grande, facciamolo tendere a zero, tutte devono essere piccole, è inutile fare 300 strisce con 299 molto piccoli e una grossa, no? Buttate alle ortiche la vostra fatica di fare una stima. Per fare una stima, tutte le strisce devono essere piccole. Allora, questo qui, la nostra risposta è, usando questo concetto di far diventare un numero infinito di strisce con ognuno che diventa, la delta R che diventa veramente un differenziale, allora ho sigma 2π, il simbolo di sommatoria diventa il simbolo di integrale, questo diventa l'integrando, R cubo, questo diventa il differenziale delta R, e sto integrando da R che va da 0 al raggio massimo, cioè alla distanza massima, che è il raggio della ruota. Ok? Quindi è molto semplice. Vedete come nella sommatoria vedete la struttura dell'integrale. Questo diventerà il vostro differenziale, e questo è il vostro integrando. Ok? Ovviamente spariscono i pedici!
I 13 era solo un ausilio per poter usare questa notazione qui. Allora, questa è un'integrale che tutti dovrebbero sapere, no? X al cubo in dx, cos'è? È x alla quarta diviso 4 più c, e quindi fate uso del teorema, questo qua, fate sigma 2 pi greco con x alla quarta diviso 4 valutato tra gli estremi, cioè tra 0 e r, ovviamente valutato tra 0 uguale 0, e rimane solo il pezzo che viene dalla valutazione all'estremo superiore. Quindi avete sigma 2 pi greco r alla quarta diviso 4, ok? Poi vi ricordate cos'è sigma? Eccolo qua sigma, e ve lo prendete e lo sbattete qui. Quindi è m, questo gesto è troppo piccolo, m m diviso pi greco r quadro, questo è sigma 2 pi greco r alla quarta diviso 4, quindi questo va via, rimane un 2 sotto, ho l'r quadrato che si mangia 2 di questi, e il pi greco se ne va via, ed ecco la risposta, che è un mezzo mr quadro, d'accordo? Quindi il momento di inerzia di questa cosa rispetto a quest'asse qui è un mezzo mr quadro. Invece il momento di inerzia di una ruota che ha tutta la massa sul bordo rispetto all'asse, lo stesso asse, quindi un ruota di massa m di raggio r, ma con tutta la massa sul bordo, sull'estremo, alla distanza massima r maiuscola, questo è mr quadro, ok? Quindi aver sparpagliato la massa, la materia, vuol dire che qui tutte le particelle erano alla distanza massima, qua alcune particelle sono a distanze inferiori a r maiuscolo, quindi dovrebbe essere chiaro a voi che il momento di inerzia di questo è minore di questo, l'abbiamo calcolato esplicitamente, quindi esattamente la metà, d'accordo? Tanto per inculcare in voi questa tecnica degli integrali, che poi, ripeto, ricicleremo, facciamo il momento di inerzia di un'asta, così uso il concetto di densità lineare. Questo è l'asse, è un bastone, quindi ok, è una cosa lineare. Qual è la sua massa? Sia m, qual è la sua lunghezza? Chiamiamolo l, quindi la massa diviso la lunghezza la chiamiamo lambda, e supponiamo che il bastone sia omogeneo, cioè l'ho ritagliato da questa piastra qua, eccolo qui, il bastone, ok? Quindi è un bastone omogeneo. Quindi la quota è che tutta questa distanza qua la indico con L, la lunghezza del bastone. Secondo me, quando fate questi esercizi, dovreste un po' pensarli insieme. Questa era la piastra. Se volete chiamiamo la lunghezza del bastone a... cosa avevo chiamato l'altro giorno la piastra? Avevo indicato A e B. Qui era A e qui era B? Era questo A? Chiamate la lunghezza A, così notate la somiglianza tra gli esercizi. Qua cosa facevate? Dividevate in strisce? Qua ovviamente ho disegnato largo solo perché ovviamente ho bisogno di rappresentarli in qualche modo, ma qua la dividete in segmenti. Questo è un segmento delta xi perché è l'iesimo segmento, questo era l'iesima striscia, l'iesima striscia aveva una certa distanza xi, aveva una certa larghezza
delta XI, questa non è più una striscia, è solo un segmento, perché il bastone non ha una, non è ciccione, è solo lungo. Sembra ciccione solo perché ho dovuto disegnarlo e rappresentarlo in qualche modo. Per essere ancora più chiaro, ecco qui, questo è il vostro bastone, e questo è un segmento del bastone che ha una certa distanza XI, ovunque la misurerete, comunque la misurerete, dall'estremo sinistro, all'estremo destro, dal centro, dove cazzo vi pare, e ha una certa larghezza delta XI. Okay. Quindi il momento di inerzia del bastone, la stima, come la facciamo? Come la sommatoria delle strisce, dei segmenti. Quindi qua sto sommando sul numero di segmenti che faccio. Quindi II è il momento di inerzia del segmento iesimo. Qui il momento di inerzia era della striscia iesima. Qui era XII, era la massa della striscia per la sua distanza al quadrato. Stessa cosa, no? È lo stesso concetto. Qual è, dov'è che si comincia a differenziare i due esercizi? Dov'è che si differenziano i due esercizi? Il bastone e la piastra. Per il momento hanno lo stesso aspetto. Si differenziano i qua, e questo MI nel contesto della piastra era sigma, perché questa è una piastra. Ecco perché mi sono accorto che avevo usato il simbolo sbagliato, perché stavo pensando adesso devo ricordarmi di fare il bastone. Oh, cazzo, ho usato il simbolo della densità lineare. In questo contesto la massa è sparpagliata e c'è una densità superficiale sigma. In questo contesto la massa invece è spalmata lungo una linea, qua è spalmata lungo una piastra. Qui uso il simbolo lambda, qui uso il simbolo sigma, che qua era, d'accordo, m diviso a per b, mi sta bene. Però quando sto scrivendo la massa dell'iesimo pezzo, qui è una striscia e là è un segmento, è qua che i due esercizi si differenziano. Perché la massa dell'iesima striscia è sigma per l'area della striscia, che è B, perché questa quota l'ho cancellato, dov'è? Questa quota qua era B, quindi è la larghezza della striscia per la sua, la lunghezza della striscia per la sua larghezza, quindi questo è B per delta XI. Quindi vedete, questa è un'area moltiplicato sigma. Qua invece cos'è? Questo è un bastone, quindi questo è uguale a lambda, cioè la densità con cui, lineare con cui la materia è spalmata, per la larghezza del contributo del segmento, che è delta XI. Ok? Quindi mettiamo i pezzi assieme, tanto per completare questo semplice esercizio, che è il passo che faccio per chi sta votando per il 18. Quindi ho lambda delta XI, che è la massa dell'iesimo, per la distanza dell'iesimo segmento dall'asse. Qua invece c'è, guardate gli appunti di giovedì. Ok? Banale, no? Lambda sommatoria XI al quadrato delta XI. A questo punto la struttura dell'integrale è evidente, non vi pare? È là di fronte a voi. Questo diventerà il differenziale di X, questo diventerà l'integrando e questo diventerà il simbolo dell'integrale. Mettete gli estremi da 0 a R. Quindi questo è uguale a lambda per x cubo diviso 3 valutato tra 0 e R. Ovviamente l'estremo superiore è quello che conta, quindi avete lambda R al cubo diviso 3. Poi vi ricordate cos'è lambda? Lambda è uguale a m diviso L. Quindi avete ho rimesso lambda. Quindi cosa avete? Ho usato L. Vale. Abbiamo cambiato notazione, noi abbiamo chiamato L e abbiamo chiamato A. Quindi questo è
Perché l'ho chiamato R? Che palle. L'estremo superiore è la lunghezza del bastone, no? Non R, non è la stanchezza. Questo è A. Questo è A. Siete d'accordo? Era proprio una svista, stanchezza. E stiamo parlando di un bastone, no? Perché vado a usare il simbolo R? Cosa c'entra? È la lunghezza del bastone. L o A piccolo, ho deciso di chiamarlo A. Quindi, perdonatemi, succede anche nelle migliori famiglie. E quindi lambda è M diviso A. Ola, ola. Quindi vedete che questo A ammazza uno di questo e rimane, ah che interessante. Shh. Qual era il momento in essere la piastra? Il momento di essere la piastra e questo è il bastone, la stessa cosa, non vi pare? Perché? Meditate, ok? Notate che l'asse rispetto al quale calcoliamo il momento di inerzia è a un estremo. L'asse rispetto al quale sto calcolando il momento di inerzia dell'asse della piastra del bastone è un asse che passa per l'estremo. Okay? Vedete come nella formula non appariva B. Notate sul fatto che è esattamente la stessa espressione. Quale sarebbe stato, secondo voi? Meditateci questo fatto, eh. Quello che conta il momento di inerzia di questa particella rispetto a quest'asse cos'è per definizione? È la massa per la distanza dall'asse. Non gli frega niente di dove è lungo l'asse, ma è la distanza dall'asse. Questa quota qua non entra. Meditate su questo fatto, trovate un modo di convincervi a parole o almeno con la matematica di individuare perché le formule hanno esattamente la stessa espressione, dove nei passaggi è evidente la spiegazione di questo. Meditate su questo fatto. Una curiosità: qual è il momento di inerzia di un bastone di lunghezza A, ma non rispetto all'estremo? Se questo è il bastone di lunghezza A, ma non lo voglio rispetto a un asse passato per l'estremo, lo voglio per un asse che è passato per il centro, dov'è il centro? Così. Quindi questa distanza qua adesso è a mezzi, e questa distanza qua è a mezzi, cioè la distanza, la lunghezza del bastone è A. Qual è il momento di inerzia? Dai, fatelo, mentre lo faccio io, esercizio in classe, coraggio, organizzate il conto, fate la stima. Scrivete un'opportuna sommatoria, fate in modo che la sommatoria venga scritta in maniera che vi faccia pensare in maniera naturale a un'integrale e tirate di fuori la risposta. Coraggio! Allora, è evidente che il momento di inerzia di una particella è mr qua, m distanza quadro. Se avete un sistema, che questo stiamo facendo, no? Il momento di inerzia è la somma dei contributi. Allora, questo qua, perché non dire del bastone, il momento di inerzia del bastone rispetto a quest'asse è in realtà due volte il momento di inerzia di mezzi bastoni, non vi pare? Non vi pare? Quindi avete due modi per affrontare questo esercizio. O prendete la vostra asse, dividete in tante strisce, in tanti segmenti intendo dire, perché non sono strisce, è un oggetto lineare. Questa è la vostra asse, e quindi alla fine il vostro integrale andrà da meno a mezzi a più a mezzi, perché state andando da qua a qua, mentre l'integrale di prima, quando avevamo
il bastone rispetto a un asse, l'integrazione andava da 0 ad A. Qua con l'asse in mezzo state andando da meno a mezzi a più a mezzi. Questo è un approccio. Giusto? Quindi cosa fate? Oppure usate un po' la furbizia, no? Quant'è? Fatelo velocemente, fatelo voi, qualcuno mi dica il risultato. Prendete il risultato di prima e mettetelo assieme, per riciclate il risultato che abbiamo appena calcolato per calcolare i momenti in essa di quel bastone. Cosa viene? La massa di un mezzo bastone cos'è? Se m è la massa del bastone originario, dovete fare mezzo bastone a mezza massa, non vi pare? Quindi avete massa mezzi. E poi avete a mezzi al quadrato. Sì? Questo è il momento di inerzia di un mezzo bastone, cioè di un bastone di massa m mezzi e di lunghezza a mezzi, rispetto a un estremo, che è quello che abbiamo appena calcolato. Quindi, qua abbiamo questo 2 che va via, questo 2, mi sta bene. Poi abbiamo la m e la a, però abbiamo questo è un 3 e questo è un 2 al quadrato, quindi avete un dodicesimo m. Vedete? Quindi questo è l'asse che passa per, come la chiamano, il centro? Ok, come si inizia? Asse passante per centro, asse per il centro. Ovviamente è un asse perpendicolare al bastone, eh? Evidente che se il bastone, se questo fosse l'asse e il bastone mi sposasse così, non vi pare? Attenzione, come è messo l'asse? L'asse è perpendicolare, quindi asse perpendicolare per il centro è questo. Asse perpendicolare per, come lo possiamo scrivere in italiano? Per il lato? Per il bordo? Facciamo bordo? Questo vuol dire il simbolo di perpendicolare. Per il bordo? Va bene bordo? Ok? Questo è uguale a un terzo m, quale dimensione? Perché se questo è l'asse, se questa è la piastra, e chiamate questo la distanza, rifaccio il disegno con la stessa proporzione di là. Se questa è la vostra piastra di lunghezza a e di altezza b, qual è l'asse passate per il bordo? Questa piastra ha diversi bordi, no? Ne ha 4, però 2 sono quelli interessanti. Per esempio, se lo faccio rispetto a quest'asse, allora è un terzo m cosa? A al quadrato. Se lo faccio rispetto a quest'asse, è un terzo m b. Dovete guardare la distanza che è pertinente, no? Il momento di inerzia è massa per distanza dall'asse al quadrato. Quindi dovete guardare attentamente come è messo l'asse, d'accordo? Quindi, per il bordo, quale bordo? Facciamo, quindi, cosa scrivo qua? A quadro o B quadro? Giusto? Cosa scrivo? Il punto di domanda al quadrato. Guardate questo disegno e capirete. Quindi, un mezzo, un terzo M A quadro, oppure un terzo M B quadro, oppure un dodicesimo M lunghezza quadro. Infatti, nascosto qua c'è un teorema, ci sono due teoremi, che voglio dirvi velocemente, non ve le dimostro, uno magari lo dimostro, sì, perché è una dimostrazione proprio una puttanata colossale. Uno si chiama una signorina, vediamo se c'è stamattina, non la vedo, era seduta più o meno lì con gli occhiali, là è proprio risposta di poco. Qual era il teorema che lei aveva evocato? Steiner, che è anche chiamato il teorema degli assi paralleli. Allora, è molto semplice l'enunciata, la dimostrazione non è difficile, ma non si impara granché. E si perde inutilmente tempo. Allora, l'idea è questa. Supponete che questo sia un corpo di forma strana, perché ovviamente in questo corso io farò
oggetti di forma semplice. E io vi chiedo qual è il momento di inerzia di questo. E voi dite, rispetto a quale asse? Non ha un evidente asse di simmetria e certamente dovrete cominciare a fare delle stime. E io vi dico, rispetto a questo asse qua. Va bene, voi bestemmierete un po', la calcolerete, la stimerete. Poi cambio idea. No, io lo voglio rispetto al centro di massa. Immaginate che il centro di massa sia qua. Questo è il centro di massa. Quindi, anzi, faccio il disegno poi più facile di enunciare. Questo è un asse parallela a questa, passante però per il centro di massa. Ok? Il teorema degli assi paralleli, quindi nel nome del teorema c'è la richiesta che i due assi siano paralleli. Ma uno degli assi deve passare per il centro di massa. Cos'è il centro di massa? Dovete essere pronti per rispondere a cos'è il centro di massa. L'enunciato del teorema è molto semplice. Il momento di inerzia rispetto a quest'asse, questa la chiamiamo l'asse generico e questo è l'asse passante per il centro di massa. Il momento di inerzia rispetto a quest'asse qui è uguale al momento di inerzia rispetto all'asse passante per il centro di massa più qualcosa. Adesso, la cosa che dovete aggiungere, visto che dovete sommare cose che hanno le stesse dimensioni, la cosa che va aggiunta qua deve avere le dimensioni di un momento di inerzia. E che dimensioni ha il momento di inerzia? Una massa per una lunghezza al quadrato. Quindi voi dovete scrivere qualcosa qua che ha le dimensioni di una massa per una distanza al quadrato. Quale massa? L'enunciato è facile. La massa del corpo. Questo corpo qua ha una certa massa m. E quale distanza al quadrato? La distanza tra gli assi. Quindi se indichiamo, non so, la distanza tra gli assi, tra questo asse e questo passante per il centro di massa, l'enunciato è estremamente semplice. Il momento di inerzia rispetto a quest'asse qui è il momento di inerzia rispetto a questo che passa per il centro di massa più la massa del sistema per la distanza tra gli assi al quadrato. Questo è il teorema degli assi paralleli. Il signore che l'ha enunciato per la volta è un certo signor Steiner e si scrive, se non sbaglio così, dovrebbe essere E-I e non I-E. Qualcuno ha fatto in tedesco? Mi sono dimenticato stamattina di guardare sugli appunti l'anno scorso dove si scrive questo nome Steiner. Credo che sia S-T-E-I-N-R. Steiner. Teorema assi paralleli. Okay. Verificate che questo è il teorema, può essere applicato nell'esercizio che abbiamo appena fatto. Quindi questo è il vostro bastone, è un bastone omogeneo. Essendo un bastone omogeneo, dov'è il centro di massa? Il centro di massa coinciderà col centro geometrico. Quindi il centro geometrico del bastone, cioè il centro di massa, è lì. Quindi applicate il teorema degli assi paralleli per verificare che il momento di inerzia rispetto a quest'asse qua è uguale al momento di inerzia rispetto a questo più la massa del bastone moltiplicata per questa distanza qua al quadrato. Ok, verificate che un terzo m, se indichiamo con, usiamo il simbolo L, va, è più, ma va, non voglio cambiare notazione, chiamiamo A. A è la lunghezza del bastone, d'accordo? Quindi rispetto all'estremo del bastone è un terzo m A quadro. E verificate che questo è uguale a un dodicesimo m, continua a cambiare il simbolo, m maiuscolo, va bene, dai, la massa del bastone per la sua lunghezza al quadrato più cosa? D'accordo? Cioè questo è il momento di inerzia rispetto all'asse passante per il centro di massa, questo sarebbe ICM. Questo è il bordo e verificate che quello che manca per rendere uguale questi pezzi qua è proprio una cosa di questa espressione, cioè la massa del bastone per la distanza tra gli assi elevato al quadrato. La distanza tra gli assi è proprio a mezzi. Lascio a voi un passaggio semplice.
C'è un semplice teorema, questo si chiama il teorema degli assi paralleli, è meglio che lo scriva esplicitamente. Teorema assi paralleli. C'è un teorema degli assi non paralleli ma perpendicolari. Questa parte del corso ha due scopi. Questa parte della lezione ha due scopi. Uno è di insegnare il momento di inerzia ed è una cosa che i meccanici devono mettersi in tasca. L'altro è familiarizzarvi con questi trucchi per calcolare le aree, o cioè voglio dire questo metodo di impostare degli integrali che ci serviranno anche nella seconda parte del corso. Quindi gli elettrici devono imparare il momento di inerzia perché fa parte del programma. Ma questo metodo di dividere in strisce, corona circolare e segmenti si userà anche nella seconda parte del corso. Okay. Teorema degli assi perpendicolari. Allora, guardate qua. Chiamiamo questo l'asse X e questo l'asse Y. Ecco una particella dotata di massa. Vi chiedo qual è il suo momento di inerzia rispetto all'asse X. Allora, quel punto materiale avrà delle coordinate, no? Questa è la coordinata, questa quota è la distanza x, questa quota è la distanza y. Quindi questo punto è nel punto xy, d'accordo? Quindi, qual è il momento di inerzia di quel punto, ammesso che abbia massa, è un punto materiale, rispetto all'asse x? Quindi, il momento di inerzia rispetto all'asse x, scrivo così, ci intendiamo? Quando scrivo pedice x intendo rispetto all'asse x. Cos'è? Coraggio, signorina. Qual è il momento di inerzia di quel punto dotato di massa, questo oggetto a massa, rispetto all'asse x? M per d a x al quadrato. Qual è la definizione del momento di inerzia? Pensi, senza guardare la lavagna. Questo è un asse, questo è il punto. Il momento di inerzia di questo rispetto a quest'asse cos'è? La massa per la distanza del quadrato. Esatto, adesso rispondo di nuovo. Qual è il momento di inerzia di quel punto materiale di massa m rispetto all'asse x? La massa per la sua distanza all'asse al quadrato. E qual è la sua distanza all'asse? E y la sua distanza dall'asse x. Io lo voglio rispetto a quest'asse. Quindi questa è la sua distanza dall'asse. Giusto, signorina? Quindi il momento di inerzia rispetto all'asse x è uguale a my quadro. Qual è il momento di inerzia rispetto all'asse y, signorina? Perché è m per la distanza dall'asse che, rispetto al quale state calcolando il momento di inerzia, in questo caso è l'asse y, allora questa è la distanza che vi serve. Adesso la domanda da $1,000,000, signore, per dire perché non gli ho $1,000,000, ok? $1,000,000 di Monopoli, eh? Qual è, non ho portato il mio bastone di plastica, qual è il momento di inerzia rispetto all'asse z? Signorina, il punto è qui, questo è l'asse, ci pensi Silvia, pensi, qual è il momento di inerzia di questo punto dotato di massa rispetto a questo asse qua che passa per l'origine, per l'asse Z? È la massa per la distanza del punto dall'asse elevato al quadrato. Qual è la distanza del punto dall'asse? È la lunghezza di questo? Eh? Della xy. Qual è quella distanza, signore? Del punto xy.
qual è la distanza di questo punto dall'asse? X quadro più y quadro. Quindi cosa abbiamo appena scoperto? Che il momento di inerzia rispetto all'asse Z è uguale al momento di inerzia rispetto all'asse X più il momento di inerzia rispetto all'asse Y. È un bel teorema. Perché mx quadro è il momento di inerzia rispetto, facciamo così, va? Così lo vedete, no? Quando svolgo questo, questo mx quadro più my quadro. Questo è il momento di inerzia rispetto all'asse y e questo è il momento di inerzia rispetto all'asse x. Non vi pare? D'accordo? Quindi se io vi chiedo, ecco una bella piastra di lunghezza A e di lunghezza B. Eccola qua. Il momento di inerzia, il momento di inerzia rispetto a quest'asse lo sapete. Il momento di inerzia rispetto a quest'asse lo sapete. Qual è il momento di inerzia di questa? Quindi se questo è l'asse X e questo è l'asse Y, qual è il momento di inerzia della piastra omogenea rispetto all'asse Z? Coraggio! Qualcuno lo scrive nel proprio quaderno, poi lo declami. Momento di inerzia della piastra rispetto all'asse Z, quindi questa è la piastra omogenea. E l'asse Z cos'è? È un asse, asse perpendicolare sì alla piastra, ma passante, passante per un angolo, scriviamo così? Perpendicolare, passante per uno spigolo, un angolo, come la chiamiamo questo? Qual è la parola che vi piace di più? Un angolo, uno spigolo? Qualcuno? Ok? Quanto è? Teorema degli assi perpendicolari. Questo è il teorema, track. Questo è il teorema di Steiner, dove l'ho scritto. Quindi I uguale ICM più M di quadro. Questo è il teorema degli assi paralleli. Questo è l'enunciato del teorema degli assi perpendicolari. Che se conoscete il momento di inerzia rispetto a due assi perpendicolari tra di voi, tra di loro, lo conoscete anche rispetto all'asse che è perpendicolare agli altri due. Cioè formano un... Quant'è? Coraggio! Un terzo! M A quadro più B quadro, no? Perché un terzo M A quadro è quello rispetto all'asse... quando faccio un terzo m a quadro è rispetto a quest'asse più un mezzo m b quadro che è rispetto a quest'asse, la somma di quei due contributi è il momento di inerzia rispetto a questa che è perpendicolare alla lavagna e passante per lo spigolo. D'accordo? Facciamo una breve pausa, sono stanco anch'io.